Archiviata non senza rammarico la trasferta di Lecce, il commo di mister Silvio Paolucci riparte dal Sinigaglia. Quel terreno casalingo, tanto ostico a fine 2012 e che con il nuovo anno ha regalato 2 vittorie su 2 contro Trizium e Reggiana. Domani, ore 14.30, tocca alla Feralpi Salò, in pratica l'ennesimo scontro salvezza alla luce di una classifica corta, cortissima come quella attuale. Oggi 4 punti separano le due squadre, i bresciani sono a quota 28, il Como a 24. Una vittoria degli azzurri permetterebbe di guadagnare terreno approfittando anche del turno di riposo della Reggiana. Ovviamente bisognerà guardare con attenzione anche gli altri campi perché l'Albino Leffe, 26 punti, dovrà vedersela con il San Marino che occupa il 4º posto in classifica. Al Cuneo, a pari merito con il Como, toccherà il Sud Tirol, attualmente al 3º posto. Insomma, determinanti per la graduatoria e l'allontanamento dalla zona play-out saranno gli altri terreni di gioco. Paolucci domani non avrà a disposizione Marchi, fermato per un turno dopo l'espulsione a Lecce. All'andata, lo scorso 14 ottobre, i lariani avevano vinto per 3-1. In occasione della partita casalinga proseguirà la campagna di promozione e di sensibilizzazione rivolta alla formazione educativa per giovani e giovanissimi che dallo sport e dalle emozioni che da esso scaturiscono dovranno apprendere i valori per una crescita sana e positiva. Prima dell'inizio le due squadre saranno accompagnate in campo da una selezione di ragazzi appartenenti alle formazioni giovanili della società Como Nuoto, con uno striscione che verrà esposto a centrocampo con la scritta «Aiutateci a crescere con i valori e le emozioni di uno sport pulito».